Siamo con i giovanissimi Fascia B regionali del Montefiascone, vincitori del campionato, e andiamo a fare una sorta di passerella veloce. Scappa, e scappa. Allora, scappa Dicci Marco, soprannominato Scappa esterno destro. Perfetto. Braghino Marco, difensore centrale. Braccio Leonardo, portiere. Carcio Valentin, terzino. Lorenzo Palumbo, centrocampista. Manuel Zollo, terzino sinistro. Bartolomeo Campo, l'attaccante. Riccardo Ghiatti, difensore centrale. Alessio Bellacima, centrocampista. Mequio Luca, terzino destro. Alessandro Braghino, attaccante. Chiaro Alzestar, Alessandro esterno sinistro. Gabriele Silvestri, portiere. Ricettiero, esterno destro. Moschetti Alessandro, terzino destro. Andrea Braghino, esterno sinistro. Torisco Lorenzo, trequartista. Andreoni, Jonathan, attaccante. Capitano. Marco D'Alessio, centrocampista. Davide Servi, difensore centrale. Bravo! Qualche domandina è d'obbligo al capitano e grande soddisfazione, no capitano? Sì, sì. Ti vergogni? Senti, quando avete pensato che questo era un campionato che si poteva andare a vincere? Subito, anche... diciamo dal girone del ritorno. La rivale più pericolosa, ve lo siete un po' conteso con due o tre avversari? Che con Aurelio e Massimino. Senti, per te è una stagione tosta, considerando anche che sei impegnato con la rappresentativa, eh? Sì, c'è sempre da giocare. Senti, essere capitano di sto gruppo, che ti ha dato? Uno stimolo in più? Sì, tanta soddisfazione, diciamo, anche... anche per loro, via. Perfetto, abbiamo poi qui il vice capitano. Allora Marco, grande soddisfazione. Senti, c'è stato un momento che forse non ce la facciamo? No. Sempre, sempre convinti, insomma, che eravate voi la squadra da battere. Sì. Perfetto. Nella tua speranza che questo gruppo resti compatto, sì, insomma, e... e potete andare avanti. Vabbè, abbiamo un attimino il mister e una domandina d'obbligo. Davide, allora, sì, è stato detto tutto, insomma, hai fatto una presentazione importante prima in sala comunale. Penso che tu ne hai fatto tante di battaglie, ma credo che questa resterà una delle perle della tua carriera. Questa sì, come allenatore rimane la perla, perché abbiamo fatto la storia, nessuno mai è riuscito a fare quello che abbiamo fatto noi. Siamo partiti con un gruppo importante, tecnicamente sono cresciuti giorno dopo giorno, moralmente con dei valori tecnici sopra la media. Poi insieme al mio preparatore atletico Francesco Cattaneo puntiamo tanto sull'amicizia dei ragazzi e questo l'ha portati a fare qualcosa in più. Hanno superato il loro 100%, hanno superato giorno per giorno, solo così potevamo riuscire a battere le potenze romane, che comunque hanno fatto un gran campionato. Devo fare davvero complimenti alle squadre romane, al comportamento di almeno tre società romane come Focene, Fregene e Casalotti. Sono stati esempi di sportività, anche quando hanno perso, si è andato in ritorno, ma sono stati esempi di sportività sia a casa che fuori casa. Eppure noi abbiamo dato sempre dimostrazioni di sportività ovunque siamo andati e questo è quello che più mi rende orgoglioso di questi ragazzi. Un gruppo che secondo te ha prospettive interessanti? Sì, sicuramente. Questi ragazzi possono crescere ancora, nemmeno loro sanno quanto possono crescere. Possono fare molto, molto di più e quest'anno l'hanno dimostrato. Giorno dopo giorno hanno sempre migliorato, non a caso abbiamo finito come miglior attacco. Abbiamo pareggiato 22 volte, quindi è proprio la mentalità, noi partiamo per vincere, non ci interessa se pareggiamo, anche in casa con Massimina nel pareggio ci andava bene lo stesso, per provare a vincere l'abbiamo persa, però non rimpiangiamo niente quello che abbiamo fatto. Perfetto, grazie mister, una battuta anche con il DS d'Alessio. Allora Giulio, sopra insomma abbiamo già detto tante cose, come la chiudiamo questa parentesi straordinaria? La chiudiamo, ti ripeto quello che ho detto prima, è un sogno, è veramente un sogno, quello che questi ragazzi sono riusciti a fare rimarrà nella storia. È un campionato che, come tu sai, è difficilmente ripetibile. Mi sembra che, se non sbaglio, è la prima volta a livello di giovanissimi nell'ambito del circondario viterbese.
e mi auguro che questo gruppo, diciamo, rimanga in blocco e si ripeta anche l'anno prossimo con prospettive veramente interessanti. Da regolamento questa squadra è andata in pratica a garantire alla classe 2000, giovanissimi fascia B, d'elite della prossima stagione, non saranno più loro i protagonisti, ma sono pronti altri ragazzi. Sì, sì, cercheremo di allestire una rosa, non sarà facile, competitiva per quel tipo di campionato che sarà molto molto difficile, un girone unico composto di 16 squadre in tutta la regione, soltanto immaginarsi che l'anno che verrà verranno Roma, Lazio, Frosinone, Urbedevere, tanto per citarne alcune, già ci vengono i brividi. E anche i 99 hanno buone possibilità di poter partecipare al campionato elite, con domanda di ripescaggio potremmo anche lì stare dentro, potremmo fare anche lì giovanissimi d'eccellenza. Il sindaco si è lasciato scappare una più di una mezza promessa inerente alla possibilità di un campo in sintetico e sarebbe una bella svolta. Fiducia alle sue parole, diciamo, sarebbe per aggiungere l'apice, il top, un campo sintetico a Montepiascone che nella provincia, come tu sai, Soriano, Tarquinia, Monterosi, se non dimentico, Oriolo. Sembra Oriolo, è un campo sintetico, ci garantirebbe ancora più prospettiva per quello che il settore giovanile dovrà crescere e che deve essere il futuro perché più si va avanti e più il settore giovanile è di vitale importanza. Come stanno capendo determinate società, noi l'abbiamo capito da 3 anni a questa parte e cercheremo di migliorarci giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. È un impegno che ho preso e portinerò avanti per il Montepiascone Calcio. Perfetto. Nomi nuovi magari li facciamo da qualche giorno. Li facciamo il 1 luglio, diciamo. Ho già, diciamo, non ci saranno stravolgimenti a livello di agonistica, sarà cambiato soltanto un allenatore, ci sarà una new entry a livello di settore giovanile, un'altra new entry sugli esordienti, però senza stravolgere. A livello di rose, diciamo, rose compatte, rose che saranno confermate in blocco con uno o due innesti partendo dai 2000 fino alla juniores, diciamo. Perfetto. Grazie, complimenti. Grazie a te, grazie Alessandro. Un successo meritato. Grazie Alessandro.